Il bello delle barche è che ce ne sono per tutti i gusti. Per esempio, Cranchi, uno dei più importanti cantieri italiani, produce oltre 20 modelli in 6 diverse gamme. In pratica offre una scelta così vasta da accontentare quasi tutti. E siccome sono tutte imbarcazioni prodotte in serie, da stabilimenti a elevata industrializzazione, hanno anche un rapporto prezzo-qualità molto interessante. Spesso mi chiedono qual è la barca giusta. È impossibile rispondere, ognuno ha i suoi gusti, ma in ogni caso questo modello, il Cranchi 38HT, voglio provarlo perché è una novità e, come tutti i nuovi progetti, ha qualcosa di più, qualcosa che non si era ancora visto. Cranchi ha utilizzato la crisi della nautica, cioè quella fase in cui si sono prodotte davvero poche imbarcazioni, per sviluppare nuovi prodotti e migliorare ulteriormente i processi di produzione. Insomma, questo 38HT non è solo bello e attuale, c'è dell'altro, e per scoprirlo siamo andati in cantiere a osservare il momento esatto in cui stavano estraendo uno scafo dallo stampo. Tutte le operazioni di stampaggio sono eseguite in sequenza, rispettando esattamente i tempi previsti per ciascun processo e l'intervallo con il successivo. Dopo alcuni giorni necessari per consolidare la stampata, lo scafo viene estratto. È un momento sempre emozionante, anche se non ci sono dubbi sulla perfetta riuscita del lavoro. È nata una nuova barca appena estratta dallo stampo e, siccome è stata realizzata nella giusta maniera, con i giusti procedimenti, guardate, è perfetta, lo scafo è lucentissimo. Non c'è bisogno di ritoccarla, di mandarla in carrozzeria, ad aggiungere stucco e pittura. Va bene così, anzi, va benissimo. E adesso vediamo se l'hanno costruita davvero bene. Di solito uso il fonometro, oggi invece ho degli strumenti un po' diversi. Cominciamo a verificare la lucentezza del Gelcoat. Oh oh, 99 gloss! Il massimo è 100, fantastico! Adesso verifichiamo la robustezza, la resistenza. Più di 50 shorts. Pensate che per un buon prodotto basta superare i 35 shorts. E adesso facciamo una specie di radiografia della carena con gli ultrasuoni. Nessun difetto. Pensate che lo fanno per tutta la lunghezza della barca. Gli strumenti hanno dimostrato che lucentezza, durezza e compattezza sono eccellenti e ora si può passare alla fase successiva. Ecco, anche questo 38HT viene costruito esattamente come lo scafo che abbiamo visto in cantiere. Non importa la dimensione, le tecniche di costruzione e i materiali sono gli stessi utilizzati per tutta la gamma di Cranchi. E quindi, anche se questa non è l'ammiraglia, non è la più bella e la più grande di tutta la produzione, in realtà è costruita con la stessa qualità. Quello che mi piace di questo 38HT è la filosofia Cranchi, che non spreca mai nulla, né un etto di vetroresina, né un minuto di tempo per la costruzione, né anche un grammo di rame o di plastica, e non spreca nemmeno i cavalli.
In sala macchine, infatti, ci sono due motori D4 da 300 cavalli, accoppiati a propulsioni duoprop, cioè con doppia elica controrotante. I più esperti lo sanno, ma anche chi non è armatore o comandante deve sapere che con questo tipo di motorizzazione e propulsione si riesce a controllare la barca molto bene. Si può usare anche in questo caso il joystick e poi con il trim si riesce a cambiare l'angolo di corsa dello scafo per ottimizzare le prestazioni oppure per adeguare l'andamento, la navigazione a seconda del moto ondoso. Abbiamo visto come si manovra facilmente e adesso, per verificare le prestazioni, usciamo in mare aperto. La maggior parte dei naviganti aspetta l'estate per uscire in mare. Siamo negli ultimi giorni d'inverno, primi giorni di primavera. Guardate che giornata meravigliosa! Perché non approfittare anche di questo tempo, di questa giornata di mare calmo e sole pieno per navigare? Non serve attendere il caldo, l'estate. D'accordo, non si possono fare i bagni, ma si può fare della crociera, un po' di turismo, ed è proprio quello che faremo oggi. Siamo usciti dalla foce del fiume Corno, in provincia di Udine, e facciamo rotta su Grado. Hai capito? A 13 nodi lo scafo è in planata. Per agevolare l'assetto ho abbassato i flap e tenuto i trim nella posizione più bassa. In questa maniera riesco ad avere anche una migliore precisione di rotta. A questa andatura il consumo di carburante è di 3,5 litri per miglio. Non è la condizione ideale a cui far navigare un'imbarcazione. Meglio portarsi alle velocità di crociera. Mano a mano che acceleriamo, leviamo i flap. Sono un freno, non ci servono. Li utilizzeremo solo se navigando troveremo del vento al traverso. Allora in quel caso bisognerà riequilibrare la sbandata dello scafo abbassando un flap. 18 nodi di velocità, 2400 giri motore, il consumo è sceso, siamo a 2,8 litri per miglio. Una bella andatura di crociera. Adesso comincio anche a regolare un po' i trim, li alzo leggermente. Infatti la barca trova un angolo di incidenza migliore, sento che scorre di più. Il bello di questo scafo è che avendo a disposizione sia i piedipompieri sia i flap riesco a controllarne l'assetto. Insomma, guido la barca non soltanto con il gas, ma anche con questi strumenti che mi permettono di ottimizzarne le prestazioni a seconda dell'onda che trovo e della velocità che faccio. Nodi. Questa è l'andatura di crociera più utilizzata da tutti i diportisti e sembra che la barca sia stata ottimizzata proprio per questa velocità. Infatti il consumo di carburante è sceso a 2,7 litri per miglio. E andiamo più veloci. Strano, vero? Ho il trim ancora negativo, l'angolo è meno 3. Provo a portarlo a 0. Vediamo cosa succede. Direi non è cambiato quasi nulla, quindi non è così essenziale, così fondamentale la regolazione fine del trim. Bene, mi ero un po' distratto, mi ero fatto incantare dalla bellezza di questa giornata e dal fatto che in mare non c'è quasi nessuno, mi sembra di essere padrone del mondo su questa imbarcazione. Ma mi stavo dimenticando di provarla al massimo, così. Adesso forse è meglio alzare un po' il trim, liberare la carena dall'acqua, cioè alzare un po' la prua. Siamo contro vento e contro onda, quindi il dato che registreremo non sarà quello migliore in senso assoluto. Però siamo a 33 nodi, 33,7, più di 33 nodi.
a 3600 giri minuto. E il consumo non è aumentato molto, 3,2 litri per miglio. Torniamo a gustarci la navigazione in crociera. A San Giorgio di Nogaro, in Friuli, tra Trieste e Venezia, c'è il Marine Test Center Italo Monzino, dove si possono provare tutte le imbarcazioni Crankey, 365 giorni l'anno, anche nelle festività. Oggi abbiamo fatto proprio i turisti. Eccoci a Grado. Guardate quanto è caratteristica questa cittadina nella parte più settentrionale dell'Adriatico, un porto di pescatori. Noi possiamo però vivere anche da diportisti, avventurandoci lentamente all'interno della città. Ora, siccome la barca non deve piacere solo al pilota, ma anche ai suoi familiari o comunque all'equipaggio, diamo un'occhiata a come hanno realizzato questo Crankey 38 HT. Osserviamo prima la coperta e poi scendiamo negli interni. Sul ponte di coperta ci si può stendere al sole in tre diverse aree: a prua, nel pozzetto e a ridosso del parabrezza, aprendo il tettuccio. Ci si può rifocillare e si può pranzare. Anche da basso c'è una dinetta attrezzata con divano e tavolo e poi una cucina completa di tutto il necessario. Questa è una barca perfetta per una famiglia oppure per due coppie. A prua c'è la cabina migliore con letto in diagonale per allungare il materasso e ricavare lo spazio per tanti stipi. A poppa l'altra cuccetta è ad altezza ridotta, ma non è male, soprattutto se confrontata con quella di altri natanti. C'è anche una poltroncina e un'ulteriore piccola cuccetta. L'arredamento è curato con l'uso di bei materiali e l'allestimento è semplice ma funzionale. Il bagno non ha la doccia separata, ma ha il doppio accesso. La barca è anche questo, il piacere di andare a fare il bagno, di navigare, di pescare, ma anche di fare i turisti, lontani dal traffico, dagli ingorghi, dai semafori, andando solo via mare. Questa è tutta un'altra dimensione.